sentito la necessità e l'obbligo, diciamo, morale oggi di prendere una posizione molto netta e chiara rispetto a quello che è accaduto in città, che ha creato anche qualche giusto momento di sentimento da parte della comunità, di cui io mi sono fatto interprete con una dichiarazione che, diciamo, è una dichiarazione senza se e senza ma, molto forte e netta, perché è una dichiarazione che ha parlato anche di costernazione e di risentimento, di vera e propria rabbia per quello che è accaduto, perché è frutto di una situazione davvero imprevedibile, imponderabile, di un incidente stradale che è avvenuto su un rettilineo, quindi non in un crocevia pericoloso, perché viva Dio a Bicelli sono diminuiti radicalmente, forse completamente abbattuti i traumi da incidente stradale alla testa, i traumi cranici dopo l'introduzione delle rotatorie, e oggi vogliamo dare un segnale di civiltà da questa città di Bicelli. E quindi abbiamo deliberato l'adesione al progetto che di disegno di legge che viene sostenuto, in primis lo ha fatto il comune di Firenze, dal presidente del consiglio che noi stimiamo e miriamo come ex sindaco e come persona quindi che usa fare il presidente del consiglio col piglio di tutti i sindaci, e quindi siccome nasceva a Firenze, abbiamo guardato con attenzione, ci piace questa proposta appunto di una di più associazioni vittime della strada, Bicelli aderisce alla proposta che potete trovare su omicidiostradale.it. Questa proposta di legge è molto importante, spero che i nostri parlamentari sul territorio, visto che i problemi sono proprio di sensibilizzazione quindi a queste problematiche dove si perdono vite umane, dove qualcuno di noi può trovarsi vittima, e lo sappiamo, è sempre pericoloso, della pericolosità di guida di alcune persone, in questo caso addirittura di un minorenne senza patente, quindi imprevedibile, incontrollabile, è una situazione, diciamo, che sulla quale bisogna più agire a livello culturale, psicologico, sulle comunità e pedagogico, soprattutto sui giovani, piuttosto che con misure, perché è chiaro ed evidente che nessun corpo di polizia municipale può andare a controllare quotidianamente tutti i motorini in possesso nella città, perché occorrerebbe un esercito circa 1500 bici soltanto per controllare i motorini che si muovono magari nel periodo estivo. Quindi rispetto a questo l'azione culturale di prevenzione è importante. Oggi con l'amministrazione comunale di Bicelli aderiamo, come hanno fatto altri comuni italiani, quindi non siamo i primi comuni a farlo, una proposta di legge che prevede l'istituzione di una nuova fattispecie criminosa e delittuosa, che è quella dell'omicidio stradale, che non è più quindi omicidio colposo, ma viene trattato come un vero e proprio delitto, quindi con una nuova aggravante molto più importante, con alcune misure che vengono proposte in questo disegno di legge, che speriamo trovi un percorso privilegiato a livello parlamentare, che prevede la revoca per sempre della patente, l'arresto immediato per chi commette l'incidente, perché oggi noi sappiamo che non è possibile, a prescindere dall'età, non è possibile procedere all'arresto, perché molto spesso si procede alle indagini a piede libero, e quindi fino a quando non vengono fatti tutti gli accertamenti ci troviamo di fronte a famiglie che vedranno i colpevoli per anni andare liberamente in giro dopo aver causato morti e danni, diciamo, inenarrabili, e soprattutto qualche volta senza coperture assicurative e senza patrimonialità, diciamo, che sappiamo è una responsabilità generica che accompagna ogni persona, quella di rispondere delle proprie azioni con il proprio patrimonio. Siccome il proprio patrimonio qualche volta non esiste, uno sono nullatenenti quelli che commettono questi reati, succede spesso che le famiglie rimangono anche senza risarcimento. E quindi volevo comunicare alla città che avevo voluto far coincidere la data di questa delibera che rimane nella storia con la data di questo funerale di oggi, che ha colpito un po' tutti quanti noi, e solo, diciamo, l'amministrazione è stata presente, io ero a Bari per ragioni istituzionali, ma appena sono tornato ho saputo la vice sindaco e l'assessore che erano presenti al funerale, dell'assoluto scoramento della famiglia, a cui va il cordoglio più forte, rinnoviamo la solidarietà più forte da parte nostra, interpretando il sentimento comune della città, sentendoci noi feriti, ogni vicendese è stato pugnalato, è stato colpito da questo atto, che veramente è un atto gravissimo. Naturalmente voglio precisare per quelle persone, molti cittadini sovveduti, qualche politico dice, non so chi abbia fatto, io non voglio offendere nessuno, ma diciamo dire delle stupidità di questi tempi su queste cose è una cosa che è deplorevole, ha parlato di lutto cittadino, ma sappiamo tutti che, diciamo, non è stata richiesta alcuna
proposta, era stata fatta formulata come proposta, e dal 2003 ad oggi ci sono stati ben 11 incidenti mortali nella città, per cui se avessimo dovuto dichiarare il lutto cittadino oggi, le stesse persone che magari hanno governato con me o prima e che oggi lo chiedono, non lo hanno fatto negli anni precedenti, avrebbero offeso la memoria delle 10 famiglie, delle 10 vittime che dal 2003 ad oggi sono morte in incidenti. Poi qualcuno ha associato, anche qualche responsabile politico, ha associato a questo evento grave anche il fatto che domani c'è l'anteprima della scelta. Se qualcuno vuole chiedere a dei cinema che si limitano a riprodurre una pellicola già fatta, non è una data di festa, è la produzione di un film che ho realizzato nella nostra città di Bicelli. Se qualcuno vuole chiudere il cinema domani, o vuole chiudere gli esercizi commerciali domani, o vuole fare semplicemente danno alla città e al commercio della città, mentre le cose serie le facciamo noi a livello comunale, portando proposte di legge che rafforzano l'iter legislativo a livello parlamentare, sicuramente danno più senso e voce alle quelle vittime della strada di tutta l'Italia. Beh, se qualcuno invece di associarsi qua e mettere la firma con noi su questa delibera preferisce fare danno alla città chiedendo la chiusura di strutture commerciali in un momento di crisi del lavoro, in un momento di crisi e di fame, lo faccia pure, ma si assuma le responsabilità verso la città, verso la propria coscienza e verso i propri familiari e giovani che vivranno di quella situazione di crisi economica insieme a noi.